E rieccoci qua ragazzi, oggi vi porto delle lotte in doppio in live, quindi affrontiamo immediatamente questa ragazza giapponese che porta un team spaventosamente potente. Allora, questo team è costruito intorno a Granbull, che ha come compagno una mega evoluzione che non ho mai usato, ma è adattissima al team distorto zona che vedete, che è Abomasnow. Quindi, allora, Cresselia, dunque, vediamo, Cresselia... Allora, qua Chandelure va assolutamente portato, perché lei ha due Pokémon deboli a Chandelure, che sono Gardevoir e Amoongus, e anche Bisharp, che ha Sbigottacco, quindi dovremmo fare attenzione. Bemusan è sicuramente grasso spesso. Allora, per Bisharp devo stare attento a non mettergli davanti Granbull, perché ha l'abilità Prepotenza e quindi si attiva Agonismo, che non è mai bello. Perciò mettiamo Ariyama e... Dunque, Ariyama e Cresselia. Anche se in realtà c'è... Sì, Cresselia può andare, diciamo, più o meno. Dunque. Potrei mettere. No, devo mettere, perché se mi capita Amoongus davanti, distorto zona. Facciamo, sì, Chandelure e Scavalier dietro. E Cresselia avrei bisogno di un secondo Pokémon che mi metterà la Trick Room. Però anche Granbull, che qua però Granbull risulta un po' svantaggiato. Forse lo vedremo impiegato nella prossima partita. Facciamo così difficoltà contro il buon Azumarill. Direi quindi di metterci contro Abomasnow, che può attaccare a tutto campo e anche una mossa di priorità, che è Geloscheggia. Perciò rinuncerei adesso a Cresselia, forse, non so se è una grandissima idea, ma andiamo così, con un solo Pokémon che può mettere la distorto zona, e vediamo cosa succederà. Ok, parte la sfida contro questa ragazza giapponese, che come ho detto ha un team veramente forte, dei Pokémon molto utilizzati, quindi sono forti per forza. Dentro Chandelure e Ariyama. Ariyama dovrà fare bruciapelo su Amoongus. Se lo schiererà subito. Non lo ha schierato subito. Quindi noi facciamo bruciapelo su Bisharp. Allora, diamo per scontato che Blaziken si protegga per attivare acceleratore, anche se in realtà non ne ha bisogno. Quindi non mi piace troppo overpredictare al primo turno, però bisognerà anche cominciare a farlo. Blaziken non ha bisogno di proteggersi, quindi può direttamente attaccare, e Bisharp è più probabile lui che si protegga, perché gli arriva sicuramente un bruciapelo in faccia. Quindi andrei ad attaccare Blaziken con bruciapelo e farei distorto zona, o forse lui si può proteggere con entrambi. Allora, Chandelure non teme Blaziken, a meno che non abbia pietra taglio, privazione o frana. In quel caso sì, e visto che siamo in doppio potrebbe anche avercela. Perciò andiamo a fare bruciapelo su Blaziken e distorto zona con Chandelure. Ok. Blaziken si mega evolve in Mega Blaziken e uno dei due si protegge. Bisharp si protegge, come avevo predictato. Ariyama va di bruciapelo su Mega Blaziken, perciò lui tentenna e io sono libero di mettere la Trick Room. Ottimo, ottimo, ottimo per davvero, ottimo e lode. Però adesso, sì vabbè, si aumenta la velocità, quel Bisharp può darsi che sia sasciato, quindi un colpo lo regge. Perciò io farei Zuffa su Mega Blaziken, perché lui potrebbe cambiare Bisharp. Esatto. E metterei Excavalier in campo. Allora, lui sicuramente si è portato Amoongus, quindi a questo punto si aspetta una Zuffa su Bisharp e cambia o Amoongus o Azumarill. Quindi direi che Bisharp in questo turno viene cambiato. Perciò facciamo assolutamente Zuffa su Blaziken e potremmo fare Onda Calda. Però è abbastanza palese, Onda Calda che non ci fa assolutamente bene. Cambiamo Chandelure con Excavalier. Quindi Excavalier in campo.
Allora, Blaziken si è protetto, non può rientrare. Ah no, non lo ha cambiato. Aia. Quindi andrà di... Vediamo cosa fa. Ah, ha ritirato Bisharp dalla lotta. Esatto, per mettere in campo... Chi è? Amungus. Ho predittato bene. Quindi Zuffa di Yama, mangiatelo vivo, mangialo. Dai, 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 dai. Sì. KO. Grande Ariyama. Ottimo. La zuffa di Ariyama potenziata dalla bruciatura e i denti stretti è veramente qualcosa di spaziale. Ok, Amungus è entrato in campo, però anche se la bacca prugna Excavalier ha l'abilità copricapo, quindi è immune a spora. Ok, ottimo. Allora, Azumarill andrà sicuramente di carineria. Penso. Ah, lui farà polverabbia. Interessante. Allora, considerando che siamo sotto la distorto zona. Considerando che siamo sotto la distorto zona, Excavalier agisce sicuramente per primo rispetto ad Azumarill. Perciò noi, anche con Zuffa, tra l'altro, gli facciamo una caterva di danni ad Amungus. Penso un 40-50%, che per una mossa resistita è tantissimo. Quindi andrei di Zuffa su Azumarill e Metal Testata sullo stesso Azumarill. Per fargli veramente tanti danni. Noi siamo immuni a spora per abilità e bruciatura. Quindi andiamo ad attaccare doppiamente Azumarill. E uno. Spora, ma mi dispiace. Scavalier ha l'abilità. Copricapo e Zuffa di Ariyama contro Azumarill l'avversario che fa tanti danni. Ma non lo manda KO, cazzo. Ah, che sfiga. Vabbè. Ariyama ha evitato l'attacco! Sì! Sì, cazzo, Ariyama! Dai! Allora. Ah, lui adesso farà polverabbia più... Acquagetto su Ariyama. Io posso fare anticipo. Però se fa polverabbia io vado ad attaccare Amungus e non Azumarill. Quindi... Salutiamo Ariyama perché noi mettiamo in campo Abomasnow per sorbire il acquagetto e facciamo Metal Testata su Azumarill. Quindi via. Ok. Ariyama aveva la difesa meno 2, aveva la difesa su a 61 punti, quindi nulla. Quindi lui Abomasnow, un acquagetto sicuramente, lo regge benissimo. Ah no, si è protetto. Amungus si è protetto. Noi però abbiamo colpito Azumarill che fa acquagetto e lo dirige verso Abomasnow che lo tanca benissimo perché è una buona bulk. Mentre Excavalier fa Metal Testata sul buon Azumarill femmina del nostro avversario. Perciò abbiamo eliminato il nostro secondo Pokémon. Excavalier ha l'abilità copricapo, quindi rimane anche immune alla grandine che Abomasnow fa cadere dal cielo. Ora lui ha Amungus che si è appena protetto e Bisharp in campo. Ora dobbiamo attaccare immediatamente. Facciamo Bora, absolutely. Bora. Siamo immuni a spora perché Abomasnow è di tipo erba e Excavalier è immune perché ha copricapo. E noi facciamo. Allora, lui potrebbe fare Sbigo attacco. Lui non sa che ho anticipo. Però Megacorn qua direi che è necessario. Per mostrare la vera potenza di questo Pokémon, Excavalier. Quindi facciamo Bora, che fa malissimo ad Amungus. Quasi dovrebbe mandarlo KO. E facciamo Mega Corno su Bisharp. Anche se non so che sia una buonissima idea, perché... Dunque, quanti turni sono passati dall'inizio? Non lo posso sapere perché... Esatto, ho sostituito vari Pokémon. Potrebbe anche proteggersi Bisharp. Facciamo Mega Corno comunque su Bisharp. Abomasnow diventa per la prima volta in un mio gioco Pokémon Mega Abomasnow oppure Obamasnow. Ok. Lui fa Polverabbia ma non ci interessa. Quindi Bisharp non si è assolutamente protetto. Noi andiamo di Mega Corno. Gli facciamo una caterva assurda di danni. E Mega Abomasnow spara Bora in faccia ai nostri avversari. Amungus rimane con un misero punto vita. Saranno 10, considerando che ne ha tantissimi. Mentre Bisharp non ha trovato gioie in questa sfida. Amungus attiva Polverabbia
Anzi, Bora attiva Baccacedro di Amungus, che viene praticamente dilaniato un po' dalla grandine. La dimensione distorta torna alla normalità, ma noi siamo immuni a spora, quindi andiamo tranquilli. Facciamo anche geloscheggia, giusto per finire in bellezza. E facciamo metal testata, ma penso che il nostro avversario si ritirerà. Esatto. Abbiamo vinto questa prima partita predictando l'intero mondo, l'intera esistenza. Abbiamo fatto una buona partita, sicuramente, anche se in realtà non siamo riusciti ad utilizzare Grembul in questa sfida. Purtroppo il nostro cane fatato, non è stato. Non ci sarebbe stato utile, diciamolo. Non aveva, Pokémon da affrontare. Grembul è un Pokémon che va giocato a patto che gli avversari siano quelli giusti. Ma purtroppo, ragazzi, Grembul non lo vedremo nemmeno in questa lotta, perché Grembul è un Pokémon veramente molto, molto difficile da usare, anche se sotto la Trick Room, essendo molto lento, ha nella maggior parte dei casi sempre un attacco a disposizione. Ma non è questa la lotta, non è questo il momento. Questo video l'ho caricato su internet, infatti potete vedere visto uno. Quindi significa che qualcuno lo ha visto ed è qualcuno di veramente molto importante nel mondo dei Pokémon e soprattutto nel mondo degli YouTuber. Però non ve lo dirò adesso. Chi segue la mia pagina Facebook avrà già capito di chi sto parlando. Mi è successa una cosa molto bella, però voglio che vediate prima questa lotta commentata da me. Quindi si parte. Il mio avversario ha portato un team con Jellicent, è un Pokémon che non si vede molto spesso, quindi ho pensato magari anche il suo è un team distorto zona. Ha portato Ferrothorn, un Pokémon che conosciamo benissimo, anche se in realtà in doppio non è molto visto. Poi Kangaskhan Mega e Landorus. Io invece porto Cresselia, Chandelure, Ariyama, veramente una coppia insieme ad Abomasnow che fanno tantissimi danni, Chandelure e Mega Abomasnow. Quindi possiamo cominciare immediatamente. Io mi aspettavo chiaramente come primo Pokémon contro Mega Kangaskhan, perciò sono andato subito a mettere direttamente come leader tutti e due i miei Pokémon del team che facevano la Distorto Zona, che potevano mettere la Trick Room. Così ho detto, sicuramente almeno una Trick Room riesco ad usarla. Perciò mi proteggo con Chandelure, predictando un bruciapelo, però lui non lo usa e va diretto con Frana di Landorus, che immagino fosse scarfato. E fa ritorno con Kangaskhan. Attenzione, non è stata una brutta mossa, poiché lui voleva accoparmi direttamente a Chandelure, predictando quasi un geloraggio. E quindi facendomi tentennare Cresselia con la Frana. E Frana più ritorno avrebbe messo KO Chandelure. Quindi nel secondo turno, dopo aver messo la Distorto Zona abbastanza liberamente, ed essendo stato fortunato a non tentennare, Ariyama scende in campo e lui, avendo paura di un geloraggio, prima ancora di Mega Evolvere e Mega Kangaskhan, mette in campo Jellicent. Io ovviamente sono andato il più safe possibile e perciò ho fatto geloraggio. E vabbè, non lo congelo. Ve lo dico subito, gli faccio un danno lieve e il suo Kangaskhan fa un bel crescipugno su Cresselia. Questo mi ha sorpreso. O pensavo ad uno switch, o pensavo comunque che Cresselia non gli avrebbe fatto assolutamente nulla. Non è stata una cattiva mossa, però in questo turno Ariyama viene bruciato perché, come ben sapete, scusate, tiene la fiammosfera, uno strumento che su Ariyama in combinazione con denti stretti fa malissimo, ti arriva un meteorite addosso, ti fa meno male. Lui mette in campo Landorus Terrian, io faccio privazione, ma purtroppo l'attacco di Ariyama è tornato normale e quel Jellicent, come potete vedere, regge perché è un difensore fisico, perciò la privazione non lo manda KO e in tal modo Jellicent mi fa fuoco fatuo sulla mia Cresselia, la brucia, ma soprattutto io riesco a predictare lo switch di Mega Kangaskhan su Landorus e sono libero di andare di geloraggio. Quindi lo metto KO predictando benissimo, ma soprattutto non aveva l'Assault Vest. In quel caso, se ce l'avesse avuta, sarebbe rimasto sul terreno in piedi, ma comunque sarebbe stata una grandissima predict lo stesso. Lui rimette in campo Mega Kangaskhan, che ovviamente aveva switchato perché c'era una zuffa in arrivo di Ariyama contro il suo Mega Kangaskhan, e ha fatto una cosa giustissima. In questo turno ritiro sia Ariyama e metto al suo posto Chandelure perché mi aspettavo ovviamente un bruciapelo e non me lo potevo permettere perché Ariyama ha una vita breve essendo bruciato. Così Chandelure, avendo perso Mega Kangaskhan in nervi saldi della forma base, della forma non mega, non può colpire con le mosse normali Chandelure.
E a Bomas non l'ho messo lì perché tanto Cresselia, voglio dire, non poteva fare assolutamente più nulla. Ed era anche lei bruciata, perciò non era nelle condizioni migliori per poter rimanere in campo. Chandelure, a causa della grandine di Abomasnow, perde il focalnastro. Questa era una cattiva mossa, ma Chandelure, purtroppo, anche se ha delle buone difese e dei buoni punti salute, essendo stato in punti salute, è un Pokémon con tantissime debolezze, quindi rimane abbastanza fragile. La stessa cosa di Terrakion, ed è per quello che si usa il focalnastro. Mi proteggo, poiché lui si aspettava chiaramente. E avendo usato Sbigo Attacco, un attacco tipo Onda Calda o Palla Ombra su Jellicent, quindi ha messo Ferrothorn. Però così facendo io faccio dei danni praticamente gratuiti con una Mega Bora di Mega Abomasnow anche al neo entrato Ferrothorn. La grandine inoltre continua a danneggiare i miei Pokémon e scopriamo che il suo Ferrothorn tiene abbastanza evidentemente gli avanzi. Cade la Distorto Zona, ma niente preoccupazione perché Chandelure ne può anche rimettere un'altra, perché Chandelure è un altro setter della Distorto Zona. Abomasnow Mega si protegge. Lui a questo punto aveva predictato un cambio, perciò era andato col ritorno a colpire Mega Abomasnow, che in combinazione con Vortex Palla penso che sarebbe andato KO. Perciò fino a qui la situazione rimane a mio vantaggio. Quel Ferrothorn continua a recuperare, ma non è assolutamente problematico perché Chandelure lo countera benissimo, però lo sostituisco perché era ovvio, lo Sbigo Attacco ne aveva bisogno lui di usarlo, di mandarmi KO Chandelure. Rimetto Cresselia. Lui fa Vortex Palla su Mega Bomasnow, che però non subisce praticamente danno malgrado sia super efficace, perché la differenza di velocità tra i due Pokémon è praticamente nulla. Questa Bora, oltre a mettere KO Mega Kangaskhan, ale! Mette KO anche, anzi no, però quasi, ci siamo vicini, il suo Ferrothorn, perché riesco a beccare un congelamento. Mamma mia, io che vengo ammazzato per i congelamenti nelle partite, riesco a congelare un Pokémon purtroppo inutilmente, perché non mi avrebbe causato assolutamente danni ai miei Pokémon, ai Pokémon che il suo Ferrothorn aveva davanti. Mette sul terreno di gioco Jellicent. Io a questo punto non faccio una mossa di tipo erba come Giga Assorbimento che il mio Mega Abomasnow ha, perché voglio fare direttamente Bora, quindi utilizzo altruismo per potenziare questa Bora, così metto KO certamente il suo Ferrothorn, che rimane congelato questo turno, e se ne va all'altro mondo, mentre la sua Jellicent, che ricordo è femmina in quanto è rosa, fa idrovampata cercando di bruciarmi. La grandine finisce, non riesce a bruciarmi, e a questo punto il mio avversario può fare solamente una cosa, ovvero dirmi ciao e finire la partita. È stata una buona partita. Una, però le altre purtroppo sono andate male. Grembull è un Pokémon veramente difficile da usare perché mi verrebbe da dire che è scarso, anche se in realtà mi dispiace dirlo perché è un mio Pokémon. Una partita dove Grembull ha fatto qualcosa di buono, forse ce l'ho, ma ne farò altre, spero più belle, dove potrà essere più decisivo. Inoltre, prima vi raccontavo che qualcuno di speciale aveva visto il mio video, e questo utente di YouTube, perché ho detto prima YouTuber, molto speciale è Verlissifi. Immagino che molti di voi lo conoscano perché è seguitissimo. Infatti, guardate le visualizzazioni che ha in ogni fottutissimo video, anche perché è più presente. È di me ed è presente rispetto a me da molto più tempo, quindi è chiaro che abbia più visualizzazioni. E come potete vedere, io questo video che vi sto indicando, dove c'è scritto guardato Trick Room Perfection, l'ho visto e sono stato veramente molto contento che lui lo abbia messo. E perché lo ha messo? Lui fa una rubrica settimanale chiamata Fan Friday, quindi ogni venerdì, dopo aver preso alcuni codici dei video che ogni utente lascia, lui ne sceglie alcuni e senza guardare quei video li commenta, diciamo, in diretta e li mette poi sul canale, li commenta in diretta, ed è vero perché ogni volta che ascolto uno dei suoi commenti si sente proprio che è stupito, perciò non fa finta, è proprio una meraviglia vera. E Trick Room Perfection, io ho visto Excavalier nella miniatura, Mega Kangaskhan e Amoongus, ho detto: ma a me questi Pokémon tutti insieme mi ricordano qualcosa? Mi ricordano qualcosa? E in effetti avevo ragione. Sono ora sulla pagina di Verlissifi, come potete vedere. E guardate un po' chi c'è! Guardate un po', c'è Tommy! C'è questo ragazzo che porta Ariyama, Chandelure, Excavalier e Abomasnow.
E l'avversario che porta gli stessi Pokémon della prima partita che io ho commentato in live. E tra l'altro lui andando avanti, adesso chiaramente non vi sto a far vedere tutto il video, dirà veramente che è un bel team e che è un team molto in un certo senso fantasioso perché sono dei Pokémon Chandelure e Megabomasdo che quando mai li vedete. Megabomasdo ho notato che si trova a livelli alti, perché a livelli alti ci sono o i draghi, quindi Mega Salamence, oppure l'Andorus che c'è sempre, che sono deboli entrambi per 4 al ghiaccio, quindi. E la seconda lotta di questo video è la seconda lotta che io vi ho portato in questo video. Infatti, lui ha Mega Kangaskhan e Jellicent in questo secondo video, che sono i Pokémon che abbiamo incontrato nella seconda lotta che io ho commentato. Nella prima lotta, invece, lui sarà veramente sorpreso del mio Excavalier. Sotto ci sono tanti commenti dove dicono: "Ah, ho visto benissimo Ariyama", tutti quanti, ma soprattutto ci sono commenti che dicono che quell'Excavalier è veramente un Pokémon che riesce addirittura a counterare Amoongus, perché Giga Assorbimento, Fangobomba non gli fanno assolutamente nulla, è immune anche a Fangobomba, ed inoltre avendo il copricapo è immune alla polvere, a spora, polverrabbia, quindi Amoongus è praticamente inutile contro Excavalier e molti commenti lo dicono. Per davvero, adesso non so se riuscite a vederli, comunque Venonat Power, questo lo voglio assolutamente vedere, questo video che deve essere fantastico. E niente, questo era tutto, concedetemi questo piccolo vanto, ragazzi, scusate, non mi odierete, penso, spero per questo, per favore, non lo fate, continuate a seguirmi, ho visto anche che gli iscritti sono saliti, perché io faccio l'università, sono stanco, anche quando rimango a casa con i giorni liberi, a volte preferisco riposare anziché fare i video perché ho chiaramente molto da studiare. Ho un esame a metà dicembre, il 14 di dicembre, quindi mi tocca più studiare che giocare. Ma vi porterò anche una lotta in singolo e spero, soprattutto io, di fare qualche lotta buona con Granbull in doppio perché è un Pokémon veramente molto difficile da usare con prepotenza che attiva il Competitive, il Defiant, un macello. Poi è debole al veleno che non è una debolezza da sottovalutare anche se ci sono poche mosse. E pochi Pokémon, soprattutto di tipo veleno, perché quelli che ci sono, anche se il mio Granbull è usato in difesa speciale in parte, l'ho fatto arrivare a 100 perché è una buona difesa speciale, non regge benissimo Granbull. Inoltre, con prepotenza si aumenta tra virgolette la difesa, diminuendo l'attacco dell'avversario. Perciò risulta bulky e ha l'attacco al massimo audace con l'assorbisfera. Quindi non dovrebbe essere nemmeno tanto difficile da utilizzare, ma purtroppo. Con tutti i Pokémon istantanei che ci sono, come Mega Kangaskhan o Sylveon con le Choice Packs, risulta difficile, difficile da usare. Quindi prometto che ve lo porterò e saranno delle belle lotte. Quindi ragazzi, continuate a seguirmi e andate anche su Facebook, nella mia pagina Slurpuff Channel. Piace a 31 persone, secondo me sta andando anche abbastanza bene, visto che non ci sono, come ho detto, così tanto. Mi accontento di quelli che ho, però vorrei che, insomma, gli iscritti anche alla mia pagina aumentassero. L'obiettivo è quello sempre di andare oltre, sempre di andare più avanti. E come potete vedere, sabato, dopo aver saputo della bella notizia di cui ho finito di parlarvi, ho messo sulla mia pagina due schede, due foto fatte proprio con Camtasia, registrando lo schermo, fotografandolo, e dove praticamente ho inquadrato il Trick Room Perfection nel canale di Verlissifi e lo schermo della battaglia. Inoltre ho schiappato veramente tanto nel prodigioso dove sono riuscito ad ottenere questo. Arriveranno, come ho detto, dei tutorial anche sul prodigioso, come potete vedere un altro Buneri Shiny, proprio una cosa meravigliosa, Jellicent, Fortress con Comete, New Meta, Fortress selvatico con Levitorocha, il sogno della quarta generazione perché Levitorocha, finché non è uscito Heart Gold sul Silver, dove si potevano comprare alcune MT, tra cui Levitorocha, in diamante, perle e platino erano MT uniche, una per gioco, quindi erano preziose in una maniera assurda. Questo è l'Armando degli Oni Ebaku, che sono riuscito ad ottenere addirittura due. Andate a vedere il video. Io, ragazzi, vi lascio. Dopo un video veramente lungo, ma che ci tenevo a fare. E vi rimando ad un prossimo video. Non so se è una battaglia o un tutorial, vedremo cosa ho voglia di fare. Detto ciò, vi rimando ad un nuovo video, o a quelli precedenti se non li avete visti, dopo questi 20 ed oltre minuti con cose che,
Forse non c'entravano nemmeno con il video, immagino che ora stiate scuotendo la testa con l'idea, sì, quanto cazzo ci hai tenuto davanti allo schermo? L'ho fatto perché vi voglio bene, ragazzi. Immagino che un po' di bene lo vogliate anche voi a me, se no non mi seguireste. Ci vediamo con un nuovo video. Quindi ci vediamo, bella gente. Ciao!